cammino legato ad un progetto nazionale o internazionale che si chiama Un miliardo di passi per la crescita. Ben arrivati, come sempre questo luogo è luogo di arrivo e di partenza. Un grazie a tutti, a tutte le associazioni che hanno partecipato e che hanno contribuito a questo cammino. Mai, tutti insieme, eh? Pronti? 1, 2, 3, mollare ali! Camminare insieme per la pace è davvero una cosa impegnativa, non soltanto fisicamente nel camminare, ma soprattutto moralmente, spiritualmente, perché significa avere un obiettivo, no? Quello di seminare i semi che poi la pace possa arrivare. E chiaramente dipende anche da ciascuno di noi. E già che voi siete ragazzi, voglio anche, se me lo permettete, annunciarvi che ad agosto, come facciamo ogni anno, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, ricordando Don Tonino Bello, facciamo un cammino dalla tomba di Don Tonino fino qui all'Euca. Quindi siete tutti invitati, eh? Quindi la notte tra il 13 e il 14 di agosto, chi vuole può venire, può partecipare. Quest'anno faremo la 7ª edizione di quella che si chiama Carta di Leuca, un meeting dei giovani, e poi la notte tra il 13 e il 14 di agosto si parte alle 2 della notte dal cimitero di Alessano, dalla tomba di Don Tonino, e poi la mattina presto si arriva qui a Leuca. E il Vescovo poi conclude con la celebrazione della messa e un messaggio di pace che poi i ragazzi che hanno partecipato porteranno nei loro paesi. Quindi vi aspetto anche quest'estate. Intanto grazie, e adesso vogliamo concludere questo bel momento, questo itinerario che avete compiuto, un miliardo di passi per la pace, no? Dovrebbero diventare 8 miliardi, quanti sono gli uomini del mondo, perché se ognuno di noi lavora per la pace nel suo cuore è più facile non avere le guerre. E allora il Vescovo ci introduce nella preghiera conclusiva e anche nel messaggio che vuole lasciare a tutti noi. Intanto un saluto a tutti, a partire dalla professoressa Trollo, che è stata l'animatrice di questa bellissima esperienza, e poi naturalmente a tutti voi camminatori, viandanti, pellegrini. Ragazzi, avete fatto una esperienza molto bella, perché non è soltanto un'esperienza di cammino, ma ha un significato simbolico, cioè significa che la nostra vita, la vita di ciascuno di noi, è un cammino. E un cammino vuol dire intanto avere una meta dinanzi a noi, avere un obiettivo, avere un percorso da compiere, un itinerario da compiere, ma non vagando così alla cieca, ma andando verso la meta finale, in questo caso è questo santuario di Leuca, che vedete anche nella conformazione di questo santuario, alla forma di due braccia, il braccio sinistro e il braccio destro, che servono, come dire, per accogliere, sono, come dire, simbolicamente le braccia della Madonna, che accoglie come madre tutti coloro che camminano, che poi raggiungono questo territorio. Questo territorio si chiama Definibus Terre, cioè il punto terminale, o meglio il punto prospettico da cui guardare poi dopo tutto il Mediterraneo, perché il Mediterraneo è questo mare che sta qui, cercando di intravedere i popoli che sono dall'altra parte della sponda di questo mare. Noi siamo invitati qui ad allargare l'orizzonte, a vedere non soltanto i confini che si chiudono, ma a vedere i confini che si aprono, a vedere questo posto come una finestra, un balcone per guardare oltre. E voi avete fatto questo cammino, tutti questi passi così, proprio per arrivare qui, come dire, per allargare l'orizzonte della vostra considerazione, della vostra riflessione,
del vostro sguardo. Camminare certo è faticoso, questo dice che la pace non si compra così a buon mercato, la pace si costruisce con l'impegno, si costruisce con dei valori profondi. Il valore fondamentale è quello della fraternità. Gli altri non sono dei nemici, non sono degli estranei, non sono delle persone in un certo senso, come dire, da mettere da parte o peggio ancora da rifiutare. Sono semplicemente dei fratelli che hanno un'altra cultura, hanno un altro modo di pensare, ma appartengono tutti alla stessa umanità. Le differenze che ci sono non sono differenze per dividerci, ma per metterle insieme e per arricchirci. Quindi il cammino che avete fatto è veramente un simbolo di quello che voi volete dire, cioè il messaggio della vita, il messaggio della pace, e la pace è un cammino. Allora qui in questo luogo noi vogliamo concludere questo vostro pellegrinaggio, lo vogliamo concludere con una preghiera perché la pace in questo tempo così difficile si realizzi veramente per il concorso di tutti. Ognuno di noi mette una sua pietra, fa un piccolo percorso. E la cosa bella è che non la fa da sola, da solo. Voi non avete camminato da soli, avete camminato insieme. E questo è l'altro messaggio, la pace si costruisce insieme, prendendosi per mano, dialogando, cercando, come dire, di capire ciò che unisce, non ciò che divide. E adesso io vi do la benedizione, che è la benedizione del Signore, che accompagni il vostro cammino di tutti i giorni, ma sempre con questa intenzione, ragazzi, costruire ogni giorno nei posti dove siamo, costruire il mondo in pace. Il Signore sia con voi. Il Signore del cielo e della terra, che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, vi custodisca sempre con la sua protezione. Dio Padre di misericordia, che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, vi conceda di essere in Lui un cuor solo e un'anima sola. Dio che nel suo provvidenziale disegno atto in voi il volere e l'operare, vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace e portate la pace nelle vostre famiglie, nelle vostre scuole, nel vostro territorio. Buon cammino a tutti.